gli uffici che hanno svolto un lavoro molto serio e approfondito. In particolare mi consenta di ringraziare la collega Mucci che ha condiviso questo lavoro in commissione e i colleghi commissari delle commissioni ottava e decima di tutti i gruppi parlamentari. Un ringraziamento particolare al presidente della commissione ottava, Ermete Realacci, che ha raccolto in questi mesi le tantissime campagne di sensibilizzazione su temi importanti e riconosciuti dai cittadini, in particolare la campagna di Mare Vivo, le campagne di Legambiente, che hanno tenuto alta in questi anni l'attenzione su questi temi e che questa proposta di legge, che confidiamo possa essere approvata dal Senato in tempi rapidi, di fatto riconosce. Grazie mille. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 106, 28, 12, 38, 52A. Disposizione in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica. Dichiaro aperta la votazione. Carnevali, Latronico, ci siamo? Sberna, Damiano, qualcun altro non riesce a votare? Non mi pare, dichiaro chiusa la votazione. 390 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Nicchi ed altri, numero 1-1395, Grille ed altri, 1-1398, Binetti ed altri, 1-1399, Rondini ed altri, 1-1400, Brignoni ed altri, 1-1402, Palese ed altri, 1-1403, sulla salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale e sulle politiche in materia di salute. Ricordo che nella seduta di lunedì 24 ottobre 2016 si è conclusa la discussione sulle linee generali. Avverto in data odierna sono state presentate le mozioni Lenzi ed altri 1.14.04, Chiuto ed altri 1.14.07, Rampelli ed altri 1.14.08, una nuova formulazione della mozione Palese ed altri 1.14.03. I relativi testi sono in distribuzione. Il rappresentante del Governo ha facoltà di intervenire esprimendo il parere sulle mozioni presentate. Prego. Sì, grazie Presidente. Le mozioni, come ci arriva lei, sono tante, alcune sono arrivate anche pochi secondi fa, quindi pregherei, diciamo, i presentatori di avere pazienza nel seguire le mie veloci, spero, anche valutazioni per muoverci agevolmente su un campo che...